Il deputato del PD Gennaro Migliore, già sottosegretario alla giustizia, all'Aquila per sostenere al comitato elettorale in Piazza Duomo i due candidati del Partito Democratico alle regionali, Patrizia Masciovecchio e Pierpaolo Petrucci. Legnini è un candidato autorevole che parla direttamente alla gente, ha detto Migliore, a differenza degli altri big, alcuni fanno da badante. Noi Giovanni Legnini lo conosciamo bene e credo che lo conoscano bene anche gli abruzzesi. È una personalità straordinariamente autorevole per il suo percorso pregresso, ma anche per quello che ha fatto proprio per l'Abruzzo. Lo voglio ricordare perché io sono stato sottosegretario al Ministero della Giustizia. È stato grazie a Legnini e grazie anche all'impegno di alcuni di noi che per esempio i piccoli tribunali in una zona come quella abruzzese non sono stati chiusi a differenza di altre parti d'Italia. Quindi un uomo che pur dalle sue posizioni, che ha sempre difeso sul piano istituzionale, ha saputo fare il bene di questo territorio, peraltro con un'autorevolezza che non ha bisogno di badanti, perché io onestamente, che vado in televisione, guardo spesso ovviamente i mezzi di informazione, non ho capito chi è il candidato del Movimento 5 Stelle, perché o Di Maio si è candidato e viene a parlare qui di TAV. A me sinceramente sembra che l'Abruzzo, la TAV, sia un po' distante, non so se è come Toninelli si sbaglia sui tunnel, oppure il badante della Marcozzi, perché in qualche misura il vicepremier badante non si era mai visto e questo sinceramente penso che sia un po' umiliante, soprattutto nel momento in cui noi dovremo affrontare delle situazioni molto delicate, nelle quali ci vuole una personalità autorevole. C'è un decreto, dopo il referendum di alcune regioni del nord che hanno chiesto l'autonomia differenziata, che mette in serio pericolo l'Abruzzo e il sud. Il governo, dice Migliore, sta tagliando l'Italia in due parti. Perché il progetto del governo è quello di spaccare l'Italia in due e lasciare le regioni che per cause di forza maggiore come il terremoto o storicamente come il resto del Mezzogiorno arretrate rispetto al ricco nord. Io penso che questo non sia possibile e non è possibile ovviamente neanche per il candidato di centrodestra che in ossequio al presidente, al vicepresidente con le magliette si dispone a essere servizievole.